Io adoro le caricature, tu? Oh, a me piacciono da impazzire, sapevo che era una buona idea. Ashley, scusa, posso parlarti un minuto? Non adesso. Natalie e io stavamo dicendo quanto ci piacciono le caricature. Sì, ma parlate pure, tanto noi stiamo andando. Andando? Sono appena le 10. Non abbiamo detto quanto saremmo rimaste. Ma grazie ancora per le nostre bollette. Ops, l'ho detto a voce alta. Hai pagato le Gamma Psi per venire alla festa? È patetico. Non avremmo mai dovuto farci coinvolgere. Andiamo. Allora ce ne andiamo? Questa festa è un disastro. Oh, sei dalla parte di Trip? Va bene, restiamo. Ehi, sarò anche rimasto senza soldi, ma sono il vostro presidente. Forse non per molto. Stai ridicolizzando gli Omega Key per aver stupidamente rinunciato al tuo fondo. E poi per questo funerale. Lasciatemi, Eva! Lasciatemi! Calma. Credo che non possa andare peggio di così. Un sorriso per l'annuario. Ci mancava. Sì, Rebecca? Cosa diavolo credevi di fare? Hai baciato il mio ragazzo. Questo trucco non funziona più. Siamo davvero nei casini. Come hai potuto lasciare che ci umiliassero in quel modo? Sentite, lo so che sembra... Saremo ancora fortunate ad essere nella top 10 dopo questo. E visto che hai speso tutti i nostri soldi, non c'è modo di risalire in vetta. Dimmi un buon motivo per cui dovremmo restare in questa confraternita, Ashley. Io... non ne ho. Come possiamo avere ancora fiducia in te come presidente? Sentite, lei non ne sapeva niente. Sono stata io, è colpa mia. Ero nel panico e mi sono offerta di pagare le bollette della luce alle Gamma Psi. Ashley non ne sapeva niente. Casey. No, è la verità, mi sta coprendo solo perché è una vera amica. Questo non è vero. Ashley è il miglior presidente che abbiamo mai avuto. Noi dobbiamo appoggiarla e andare avanti. Quindi sei scivolato su una banconota bagnata e sei caduto. Ma sei ancora Rusty il Terribile per aver affrontato Viper? E mi sono rialzato dopo la caduta. Sì, ma dopo sei caduto di nuovo. Ma perché era bagnata quella banconota? Ehi, ti interessa entrare nella casa di Gesù? Parliamone. Ehi, se io posso affrontare uno che si chiama Viper, tu puoi lasciare Lana in modo maturo. Non morirai per questo. Viper non mi ha ucciso. Gesù sa come fare festa. Si fa il vino da solo. Ok, ciao. Vieni, andiamo a medicarci. Io credo che dovrei cercare di spiegarti perché ti ho dato buca. Come vuoi. Ci stiamo solo frequentando. Continuiamo oppure no? Direi di no. Pensavo fosse quello che volevo, ma io voglio una persona diversa. Voi del college siete tutti uguali. Andate a letto con una fuori dal vostro giro e poi vi accorgete che non sapete gestirla. Sì, più o meno. Stai bene? Perché ti interessa se sto bene? Sono l'idiota che ha cercato di incasinare la tua storia per salvare la presidenza. Scusa. Non importa. So che sei sotto pressione. Dovrei dimettermi prima che Tripp faccia un colpo di stato. Non devi dargli quello che vuole. Molti confratelli sono dalla tua parte. Come me. Grazie, amico. Sappi che quando deciderai di dire ai ragazzi di Grant, io sarò dalla tua parte. Non sono più tanto sicuro che lo dirò a tutti. Che intendi? Che sto iniziando a chiedermi se Grant è... il tipo giusto per me. Pizza? Offro io. Sì. Uno, due, tre, via.
Fa davvero prudere il naso. Credo che mi darò al sidro frizzante per un po'. Rusty il terribile va in pensione, si è fatto influenzare troppo da ragazze mezze nude. E mi ha fatto comportare da adulto più di quanto avrei mai pensato. Non posso competere con il terribile. Per adesso lasciamo stare i soprannomi. Ok, che è più ora che ti comporti da persona matura. Chiudi quella boccaccia, intesi? Ok, leggermente matura. Grazie. Ora puoi dirmi perché sei stato al Gentleman's Choice? Direi che adoro le loro tortillas. Andiamo! Smettila di interpretare. Vai lì solo quando pensi a una ragazza. L'ultima volta è stata... Ho capito come andrà a finire. Non hai capito niente. Forza, facciamoci un altro goccio. Pronti? Uno, due, tre. Questa è stata la notte più lunga della mia vita. Ci hanno tenuto a parlare delle condizioni della sede fino alle 4 del mattino. Le ragazze parlano molto. Forse dovremmo alzarci. Ho paura a uscire da qui. Ho intenzione di dimettermi. Non devi prenderti tutta la colpa solo perché sono un presidente incapace. Ashley, non dimetterti. Non dirlo, non dirmi che non dovrei dimettermi perché sono un grande presidente. Non volevo dire che sei un grande presidente. Non puoi dimetterti perché questo porterebbe a un'ulteriore instabilità che non possiamo permetterci. Finiremmo nelle mani delle Gamma Psi. Hai ragione. Eppure sembravano così gentili con i loro pasticcini e i coniglietti di cioccolato. I conigli sembrano carini, ma poi ti mordono con i loro dentini aguzzi. E dormono dove fanno la pupù. Non puoi fidarti di loro. Quindi che facciamo? Ti dispiace se ti do un consiglio? Stai scherzando? Allora, analizziamo la situazione. Il fatto che le Gamma Psi ci abbiano prese di mira per umiliarci è positivo. Non cercherebbero di distruggerci se non fossimo una minaccia. Siamo ancora in gioco. Siamo ancora in gioco. Beh, allora andiamo a giocare. Per colazione voglio un pasticcino con la faccina triste. Oh. Greek torna tra poco su Fox.